Paolo è un amico prima di tutto, è un bravissimo professionista, in gergo appunto è un giornalista professionista, è un vaticanista e quindi segue in particolare tutto quello che riguarda lo stato del Vaticano, in particolare viaggi apostolici del Papa. Adesso ci entreremo appunto, ha scritto diversi libri, qualcosa vi ha portato stamattina, li mostriamo giusto per... Ecco, questo è il penultimo se non sbaglio, vero? Terz'ultimo, diciamo. Terz'ultimo. Poi rimangono anche a voi in dotazione. Esatto. Li faccio, sono, faccio un altro. Volentieri. Questo è l'ultimo, mi pare, che è bellissimo. Che Papa io, Francesco. Questo che in particolare consiglio, questo su Papa Francesco. Non so se la cosa vi è stata presentata come lezione, perché io... telefonandoci per metterci d'accordo la lezione, ha usato più volte il termine lezione, allora io sono, prima cosa che dico, non è una lezione, io facciamo una conversazione, diciamo così, vi dico delle cose, vi racconto magari, però ecco, vorrei farmi proprio guidare anche dalle domande, quindi prendetela anche come una conversazione libera, vi date le vostre... Allora io parto un po' dal presupposto che da parte vostra ci sia un interesse verso questa realtà del giornalismo, che per me e anche per Roberto è diventato un lavoro, e per cui sono molto... la considero una fortuna della mia vita, proprio perché appunto secondo me è un lavoro molto 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 bello. C'è chi dice che addirittura è una cosa così piacevole, essendo una cosa così che si fa andando in giro, piacevole. C'era un vecchio cronista in passato, che era un vecchio inviato molto famoso, che diceva: fare il giornalista è sempre meglio che lavorare. Questa non so se la sapete. C'è anche è una professione attorno a cui c'è anche un immaginario collettivo un po', anche un po' fantasioso, diciamo così. Il giornalista, per cui, è quello che gira, sta sempre in giro, gira per il mondo, raccoglie quello che vede, scrive e racconta a tutti il mondo come funziona. È una cosa un pochino anche che va al di là un po' di quella che è la realtà, ecco, una visione un po' fantasiosa. In realtà è un mestiere che ha delle sue tecniche, delle sue norme, delle sue procedure. Come tutti i mestieri, c'è anche la sua componente, diciamo così, un po' di ripetitività, voglio dire, non è che tutti i giorni ci sono i fuochi d'artificio, che stai lì a fare chissà cosa, voglio dire. Però nell'insieme dico che è un veramente... io la considero, per me è una bella cosa, un mestiere che mi dà tanto, che mi ha consentito di fare esperienze belle, come accennava Roberto, di fare viaggi, incontrare persone, vivere tante situazioni. Ad esempio non è la prima volta che entro in un carcere, perché ci sono stato in passato per raccontare un'esperienza di carcere a Padova. E potrei citare anche tante altre situazioni, viaggi soprattutto. L'ultimo viaggio l'ho fatto in Brasile, non per i mondiali, ma quando il Papa sarebbe stato anche divertente lo stesso. Sì, quando il Papa... è importante avere oggi una specializzazione. Torno alla domanda di prima: è importante essere un ista di qualcosa? Io ritengo di sì. Io ritengo di sì, perché questo è anche uno dei grandi cambiamenti epocali del mondo della comunicazione in senso ampio. L'epoca del giornalista tuttofare penso sia un po' finita. Il giornalista che saltella, no, fa una cosa, oggi si occupa di un certo argomento, che può essere, che ne so, la sanità, poi gli esteri, poi quello... Una specializzazione ci vuole, questo perché? Perché un tempo il giornalista era colui che proprio mediava la comunicazione, era il tramite della comunicazione, cioè aveva il giornalismo come funziona? Tu hai delle fonti, hai delle da cui ricavi delle informazioni, le elabori, le selezioni anzitutto, perché la prima incarico è quello di selezionare, perché un giornale presenta manco lo 0,1% dei fatti che succedono nel mondo.
qual è il criterio per cui certe cose finiscono in un giornale e altre no? C'è tutta un'esperienza, un criterio, sono stati anche scritti dei manuali a questo punto di vista, perché c'è da dire anche una cosa, in Italia siamo più legati a una mentalità del passato per cui il giornalismo è visto come una cosa che si impara sul campo. In ambito anglosassone invece c'è una tradizione più consolidata di studi, il giornalismo è una cosa che si studia, ci sono le università, c'è una manualistica, c'è delle conoscenze che sono state in qualche modo messe nero su bianco, sono state sistematizzate, sono state elaborate. In Italia siamo più legati a una mentalità per cui no, il giornalista si impara sul campo. Abbiamo avuto anche grandi giornalisti nella storia d'Italia che non avevano nemmeno fatto grandissimi studi, diciamo così. Oggi invece sono un po' cambiate alcune situazioni, c'è un corso di laurea, si sta studiando probabilmente anche una riforma dei vari ordinamenti per cui l'accesso alla professione sarebbe garantito solo a seguito del conseguire una laurea, eccetera, eccetera, però insomma dibattiti così.